Amici sportivi, prossima gara domenica 13 novembre ore 14:30 giocheranno Montecchio Maggiore contro Este. Montecchio che si presenta alla gara con 10 punti in classifica, mentre Este con 15 punti in classifica. Per ringraziare i partner commerciali per questa stagione sportiva 2022-2023, andiamo a vedere insieme le immagini del match. Mario, un pareggio che poteva essere vittoria e non è stata. Come l'hai vista la partita Ma dalla panchina? è stata una partita che a livello di volume penso che abbiamo cercato di farla noi, possiamo dire così. Per quanto riguarda poi l'andamento del gioco, credo che ci siano stati forse un pochino troppi errori individuali a livello di appoggi, passaggi, eccetera. Dobbiamo sicuramente migliorare sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il gol, è venuto fuori come al solito su uno schema di palla inattiva, quando dovremmo cercare di essere un pochino più concreti e incisivi anche sulle azioni condotte. E per quello che riguarda il gol subito, beh, penso che sia stata, magari forse potevamo fare qualcosa in più noi, ma sicuramente si può parlare anche di sfortuna perché l'attaccante l'ha colpita, l'ha praticamente svirgolata, ha colpito per terra, si è impennata, è andata dentro all'incrocio dei pali, quindi insomma. Ecco, potevamo fare certo sicuramente meglio in alcune ripartenze in cui ci siamo trovati a giocare 2 contro 2 o 3 contro 3, magari avere qualche occasione in più. Poi non voglio neanche discutere degli episodi contestati per quello che riguarda i rigori, perché è assolutamente inutile discuterne, visto che ormai la partita è finita e quindi andiamo a parlare di aria fritta. Ecco, mister, diciamo nel primo tempo la tua squadra ha fatto molto bene e senz'altro avrebbe meritato di chiudere sull'1-0 in vantaggio. Anche sul 2, se mi E anche sul 2. 2. Invece nella diciamo, ripresa è mancato magari qualcosa, diciamo, magari lucidità. Beh, intanto teniamo presente che avevamo in campo giocatori, ne faccio tre nomi, Zanazzi, Visinoni, Strada, che venivano
da una settimana di influenza e quindi sicuramente non potevano essere nelle migliori condizioni. Tutto sommato sono riusciti a tenere anche per tutta la partita, quindi Visinoni è venuto fuori a 10 minuti alla fine, quindi da questo punto di vista qua potevamo anche aspettarci un minimo di calo. E per il resto io dico sì, anche nel secondo tempo, però io ho contato delle situazioni importanti per noi e quindi insomma forse bisognava sfruttarle un pochino meglio, ecco. Bisogna fare qualche scelta migliore, soprattutto quando siamo ripartiti avremmo dovuto farla. Ho fatto un po' più fatica, però ripeto, uno dei centrocampisti era Zanazzi, che veniva da una settimana un po' così, in cui è rientrato martedì o mercoledì, adesso non ricordo neanche, e di conseguenza voi anche per il discorso delle quote eccetera ha dovuto essere pronto in campo e era pensabile che potesse essere un po' in difficoltà, insomma, ecco. Al di là della classifica e di quelli che sono stati i risultati inaspettati, io non ho ancora visto fino adesso una squadra che ci abbia messo nettamente sotto. Ci sono sicuramente delle squadre che hanno maggiore qualità, l'ha dimostrato anche l'Adriese, ma con la quale a tratti della partita abbiamo giocato praticamente alla pari. Quindi dobbiamo migliorare proprio sui particolari, sul passaggio giusto, sulla scelta giusta, sullo stop giusto, su queste cose qua che peraltro facciamo tutte le settimane in allenamento, insomma è chiaro.